Ho qui con me, raga, una Jordan 4 tutta dorata. E oggi io e il centralino ve la mostriamo meglio nei dettagli. Però prima, sigla! Io sono Bat e lui è il centralino e insieme siamo WrestleZone! Bentornati su YouTube, bentornati in un nuovo unboxing, una nuova Jordan 4 uscita recentemente, scorsa settimana. La andiamo a vedere meglio nei dettagli, è una scarpa dorata. Posso dire che sono molto curioso perché non l'ho ancora vista e tutti dicono una delle scarpe più accattivanti dell'anno. Sì, possiamo dirlo, sì, centralino, e siamo molto curiosi, quindi non perdiamo tempo, ma prima like e iscrivetevi perché ci dovete supportare, mi raccomando, come al solito. Ecco qua un lingotto d'oro, questo è un lingotto d'oro, come potete vedere. È oro, proprio si vede, sbrilluccica. È quasi azzeccante questa scatola con questo oro. Allora, da quant'è che non esce una metallic di questo tipo? Jordan 4 Metallic è una tipologia di Jordan 4, sì, che piace molto. Una nell'ultimo, saga. Sì, nell'ultimo periodo la saga Jordan 4 Metallic è piaciuta, soprattutto qualche anno fa, nel 2020. Se non erro, 2019. Sono uscite le Metallic Pack verde, purple rossa. E red, che sono piaciute. Ce l'ho. Che sono piaciute tanto. Questa è la versione oro uscita quest'anno. È uscita anche la Frozen, che ha qualche dettaglio cromato, ma non è proprio una Metallic. Invece questa qui è una Metallic Gold. Non ce la faccio più, centralino. Apri sta scatola perché dai. No, vabbè, ma la scatola è clamorosa. Vuoi parlare della scatola? Certo, sembrano queste foglioline d'oro qui. Pepite d'oro. Pepite sono delle pepite d'oro. Facciamo vedere bene la scatola allora prima. Come potete vedere, tutta la parte sotto della scatola è ricoperta di queste goccioline che sono un classico delle Jordan 4, questa texture tutta a schizzi, questa volta di colore oro, belli sbrilluccicanti. E sulla parte superiore della scatola troviamo invece il logo gigante Jordan e la scritta Flight. Cartina interessante, diversa anche la dal carta, solito. Sì, anche la carta qui, troviamo una carta dettagliata rispetto al solito. Ed ecco qua la scarpa, raga, quasi non si nota perché tra la scatola bianca e la scarpa bianca non si nota bene. Facciamola vedere bene da vicino. Eccola qua. No, sono clamorosi. Questa è la nuova Jordan 4 Metallic Gold. Adesso vediamo meglio i dettagli di questa bombetta. Ovviamente comincio io parlando dei materiali, come sempre. Questa scarpa è realizzata, come le ultime versioni, in un'ottima pelle premium. La scarpa è interamente ricoperta in pelle, tranne per i passalacci che sono cromati appunto in colore oro. Sulla colorazione cosa dire? È un mix di bianco, crema e avorio. Molto bello. Molto, molto dire. Bello. Molto bello e fine. Fine. Che sta bene con l'oro, secondo me. Questo te lo volevo dire perché poi guarderemo qualche dettaglio meglio, a partire, per dire, dal logo bianco su bianco, che adesso si fa fatica a vedere. E ti dico, la colorazione è semplice, tutta bianca, con questo spritz di oro incredibile. Come ha citato il centralino, parliamo di questi dettagli che quasi sono invisibili sulla scarpa, soprattutto i loghi Jordan. Sull'heeltab troviamo il logo Jumpman, tono su tono, e anche sulla linguetta della sneaker troviamo il logo Jumpman, tono su tono, questa volta impresso nella pelle della linguetta. Questo è un dettaglio, facciamolo vedere bene, non si vede bene, però vedete, è impresso in rilievo, non è in rilievo, è impresso sulla pelle, molto molto figo, diverso dalla classica etichetta buttata lì così e cucita, che può essere un vantaggio, a volte può piacere di più una cosa del genere. Beh, c'è da dire che questa comunque è una scarpa molto classica, alla fine è una Jordan 4 molto semplice, però saranno interessanti i pareri personali e qualche informazione qua e là che vi possiamo dare. Continuiamo con i dettagli e qui ne ho trovato uno che secondo me tu non hai notato. Prova a darmi un indizio. Parlo dell'intersuola. Ah, che è a doppio colore, cioè bianca e poi... Sì, oltre color che essere crema. Doppio colore, però c'è anche un altro dettaglio. Non ha studiato il centralino, mi dispiace, come al solito. Voto 4.
Sei insufficiente se non hai studiato. Non è classica, non è classica l'intersuola, raga. L'intersuola ovviamente è la parte qui della suola. Questa parte è la gomma proprio sostanza, quella dove c'è l'air bubbling in pratica. Te lo dico io, centralino, che te non hai studiato niente. Ovviamente, come hai detto te, è bicolore, crema e bianco. La parte bianca, si può notare al tatto, è differente rispetto alle Jordan 4 classiche. Infatti risulta tipo con uno smalto particolare lucido. Ma smetti cosa? È diversa da tutte le Jordan 4. Te l'avevi mai visto questa intersuola della diciamo Jordan 4? Diciamo che è leggermente laccata, dai. Sì. Però non è un... Troviamo questo dettaglio laccato, sì, sull'intersuola, che non dai, è classico. Dai, te lo passo. Te lo passo, sì che me lo devi passare, ovvio. Oltre a questi dettagli dorati, sulla suola troviamo un altro dettaglio colorato, che è il Jumpman, logo Jumpman d'oro. Quindi i colori su questa scarpa sono bianco e oro. Bianco, avorio, crema e oro. Molto molto clean come scarpa. Ovviamente non è una collaborazione, quindi dettagli non ce ne sono troppissimi, perché non troviamo dettagli appunto di nessuna collaborazione, proprio perché, come ha detto prima il centralino, è una Jordan classica, normale, una colorazione extra di una Jordan 4. Questa era la sneaker e penso che i dettagli siano anche finiti. Sì. Possiamo parlare dei pareri personali, perché come hai detto prima sono dei pareri personali molto interessanti. Parto io? Parti te. Allora, colorazione basic, ma eccezionale. Eccezionale perché questa scarpa la puoi mettere con tutto, e i precedenti su Jordan 4 totalmente bianche dicono che i prezzi saliranno e andranno alle stelle. Perché di questa versione ce ne sono delle precedenti, quindi la viola, la rossa, la verde e anche un'arancione asiatica. Comunque... ce ne sono, i prezzi sono andati altissimi. Purtroppo è stata fatta in taglie da donna, quindi il size range va dal 36 al 44,5, e purtroppo chi ha 45 o piedi più grandi per questo giro è tagliato fuori. Scarpa da prendere immediatamente. Noi lo sappiamo, le versioni da donna vengono prodotte in pochissime quantità. O la si compra subito o tra un po' non ci si cavi i zampetti, perché i prezzi saliranno. La scarpa è iconica, con voto. Questo bianco. Mi piace anche la scatola. Vero. Fine. Voto. Ah, io do un 8,5. Ci ma sta. 8,5 con prospettiva. Ok. E ti dico di più, la preferisco alla Frozen. E qui mi sbilancio, perché l'avevo messa tra le top 3 di anno scorso, la Frozen. Mi sbilancio. Frozen, allora, io faccio un parere doppio, nel senso che vi do il mio parere a livello di investimento e vi do il mio parere invece a livello personale di gusto sulla sneaker. Posso estetico. Dirti l'ultima cosa? Vai. Potrà sembrare molto femminile, ma in realtà non lo è. Ah, ok, ci sta. Cioè, nel senso, sì, ovviamente è, scarpa... è unisex, forse ancora più della Frozen. Sì, è vero. Raga, in realtà tutte le scarpe sono unisex. Poi è chiaro che magari un colore rosa è più prettamente femminile, ma ci sono comunque scarpe rosa indossate da maschi senza alcun problema. Anzi, il rosa sui maschi è tanta roba, soprattutto anche a livello di abbigliamento. Noi vendiamo anche qualcosa di rosa, ma soprattutto ai ragazzi piuttosto che alle ragazze. Continui nei pareri. Vai. Vai col doppio secondo pareri, me... Il parere dell'investimento l'hai praticamente già detto tu, e quindi lo ripeto in breve: questa è una scarpa con una prospettiva di crescita a livello di prezzo veramente importante, secondo noi, perché è una scarpa bella, pulita, poche quantità, al momento sottovalutata, ma non è sottovalutata in realtà, perché comunque non è sottovalutata, perché comunque è andata esaurita ovunque, sì. È richiesta e noi ne abbiamo già vendute parecchie sul nostro sito in pre-release, quindi non è sottovalutata, semplicemente ne escono tante, non sono tante, ma sono comunque una release general release, quindi non è limitata come le Travis Scott, ma comunque pur sia un paio limitato, come ho detto prima, il centralino ho fatto in taglio da donne, quindi ancora più limitato, e di conseguenza prospettiva di investimento abbastanza buona. Secondo invece parere estetico, a me la scarpa piace molto, colore crema e bianco è un colore che negli ultimi anni è spopolato, perché è un colore mettibile veramente con tutto, che non è il solito bianco che stanca, ma sta molto molto bene. I dettagli oro
sono un po' pacchiani, però ci stanno su questa scarpa all'avorio, a crema avorio con l'oro, come ho detto all'inizio, sta molto bene. Fosse stato un altro colore, era un po' un mappazzone, come dice Barbieri. Questo quindi è il mio parere, voto su questa sneaker a livello estetico, un 8 pieno. Sei tirchio, eh? No, non sono tirchio. No, sei tirchio perché questa scarpa qua... No, abbiamo dato... Che voto abbiamo dato alla Travis Phantom? 8.5 mi sembra. Però, cioè... Dai, è una Jordan 4 bella, ma è una Jordan 4 normale, però... molto valida. Molto ti faccio valida. Una domanda a bruciapelo: tra queste la Bread ultima uscita? Bread, ti dico Bread per un semplice motivo: per la storia e anche per i colori. Io preferisco quei colori, lo sai, però questa ha dei bei colori. A me esteticamente da indossare piace più questa. Ci sta, è molto simile alla Pure Money, sì. Però la Pure Money aveva i dettagli cromati argento, questa invece è un po' più crema rispetto alla Pure Money, che invece era totalmente bianca, e questi dettagli oro. Questo, ragazzi, era l'unboxing quindi della Jordan 4 Metallic Gold, ultima Jordan 4 uscita. Fateci sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate e che voto date a questa grandissima sneakers, secondo me una delle migliori dell'anno. Ovviamente in molti l'hanno già ordinata sul nostro sito, infatti questo paio che abbiamo fatto vedere adesso lo dobbiamo subito impacchettare e spedire, e anche voi, se la volete, qui sotto trovate il nostro sito e con il codice sconto la pagate 15 euro in meno. Arriverà il video sulle nostre collezioni, finalmente ce lo state chiedendo sotto ogni video, non preoccupatevi, arriverà prossima settimana collezione privata di Bat e collezione privata del centralino. Saranno due video separati, uno martedì e uno venerdì. Così, ci volete così? Oh, e vi facciamo vedere le nostre collezioni, finalmente. Perché ci avete, possiamo dirlo, sotto tutti i video, e prossima settimana ve li facciamo vedere. Guarda che noi leggiamo i commenti, io leggo i commenti. Noi li leggiamo. Ho letto delle Dunk of White, quindi adesso... Ragazzi, ti dico un altro... volete l'unboxing di qualsiasi scarpa? Ti dico un altro spoiler che... tu non lo sai, ma prossima settimana arriva la regina dei Lot of White, che è la Lot 1, tutta bianca, quindi magari la guarderemo insieme. In più ti faccio arrivare un'altra scarpetta insieme a quella. Vabbè, te lo dico, poi la bippiamo, te lo dico, è una Dunk SB. Quindi questa magari bella. Faremo qualche unboxino divertente tema retro, perché ci comunque sta. Li stanno chiedendo, eh. Sul sito abbiamo caricato scarpe anche più vecchie, quindi 2020, 21, 22, dato un'occhiata. Quindi facciamo tanta qualche roba. Unboxing. Arriveranno unboxing, tanta roba, raga. Questo video, raga, termina qui dal Bat. E il centralino. È tutto, ci vediamo come al solito nel prossimo video.